economia perché si è aperta oggi al Palabece di Pescara la seconda edizione dell'Abruzzo Economy Summit, una 2 giorni promossa dal presidente della regione Marco Marsilio per fare il punto sulla situazione dell'economia in Abruzzo. Gli stati generali dell'economia regionale saranno affrontati anche domani nel corso di questa seconda giornata di eventi per un appuntamento importante di cui il centro e Rete8 sono media partner. Tra l'altro questa sera nel corso della trasmissione I fatti e le opinioni del direttore Carmine Perantuono ci sarà proprio una puntata speciale dedicata all'Abruzzo Economy Summit. Per noi intanto questa mattina c'era proprio il direttore Carmine Perantuono. Vediamo come è andata questa prima giornata. Carmine, buongiorno. Buongiorno Anna, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo qui dal Padiglione Becci dove è terminata da poco la prima sessione, quella mattutina dei lavori che riprenderanno tra poco. Sessione mattutina che ha avuto l'introduzione dell'assessore regionale alle attività produttive Daniele Damario, che è qui al mio fianco in diretta. Pomeriggio che invece vedrà le conclusioni del presidente della regione Marco Marsilio. All'interno tanti tanti contenuti e tanti temi, soprattutto per inquadrare il momento dell'economia abruzzese, innanzitutto una relazione introduttiva dell'economista Giuseppe Mauro e poi nel corso della mattinata tanti interventi autorevoli e qualificati come quelli di Sergio Dompé, come quelli dell'economista Tabarelli di Nomisma Energia e tanti tavoli aperti attorno alla discussione centrale che è quella relativa al futuro dell'Abruzzo, alla sua dimensione, alla sua identità. Ecco, su questo io vorrei coinvolgere l'assessore Damario per parlare del momento che l'economia regionale vive a ridosso naturalmente delle emergenze nazionali e internazionali. Proprio in questi giorni la Giunta sta varando su indicazione del Consiglio regionale un provvedimento che sicuramente non sarà di per sé sufficiente, ma che comunque rappresenta un segnale sia nella riapertura del dialogo con le parti sociali, sia soprattutto per lenire le grandi difficoltà che imprese e famiglie si apprestano a vivere in questo inverno. Assessore Damario. Ma sì, sicuramente sì, si è aperto un dialogo, oddio, dialogo che non si è mai interrotto con le parti sociali. Sicuramente quello del caro energia è sicuramente un problema enorme che sicuramente Regione Abruzzo non può risolvere da solo, forse non è in grado neanche il governo di risolverlo, ma insomma è un problema oramai europeo. Da questa prima mattinata, diciamo, di alta riflessione esce comunque un quadro sicuramente positivo per quanto riguarda lo stato dell'economia, dell'industria abruzzese. Insomma, ci sono stati interventi sicuramente importanti che hanno fatto un quadro di un'economia abruzzese che ha una grande opportunità da giocarsi nei prossimi, in un imminente futuro. Insomma, diciamo che è un momento in cui le risorse sicuramente ci sono, ce ne sono tante sul piatto, a iniziare dalla programmazione 21-27. FESR, FSC, FSI, che insomma, per l'Abruzzo rappresentano qualcosa come 1,80 miliardi, sicuramente il PNRR, ma tante altre iniziative che abbiamo messo in campo come l'ecosistema di innovazione, l'EDIC, che permetteranno alle imprese abruzzesi di avere risorse importanti. Sicuramente dovremo farci trovare pronti come territorio con le giuste competenze, i giusti progetti e sicuramente una rinnovata voglia di fare sistema fra le imprese abruzzesi e fra il mondo delle istituzioni. Ecco, uno sguardo anche al futuro, naturalmente salvare l'economia e l'industria a partire dall'automotive, che come diceva lei rimane trainante, però i dati sul turismo degli ultimi mesi sono davvero incoraggianti per quanto riguarda un settore che rischia ovviamente e fortunatamente di non restare più una nicchia. No, assolutamente no, noi abbiamo l'idea ben chiara di quello che dovrà rappresentare il turismo per il futuro, che insomma, come hai detto tu, ci danno risultati ottimi, insomma, sono i risultati della stagione estiva ci rendono sono esaltanti, diciamo, siamo tornati ai livelli superiori al pre-Covid e questo non era affatto scontato. Dicevamo, sicuramente un turismo che vede il mare ancora come core business delle presenze, però da numeri in crescita esponenziale per quanto riguarda tutta la zona interna dell'Abruzzo, il turismo esperienziale, delle nostre montagne, dei borghi, dei cammini, insomma di tutto quello che l'Abruzzo può offrire a un turista.
Grazie Assessore Damario, noi continueremo a seguire i lavori nel pomeriggio e nella serata, tra gli interventi di oggi anche quello tanto atteso dell'economista, saggista e politologo Eduard Luttwak. È tutto, a te Anna.